Ciao! Allora, oggi vi voglio parlare di questo correttore del Livre Rocher. Si tratta dello Zero Défaut, Zero Difetti, è il correttore pelle perfetta. Il colore che ho io è, se lo troverò mai, il beige moyen, beige medio, ed è fatto a stick e vedete che io l'ho proprio super finito. E quindi adesso arriva lo swatch. Dire di questo correttore che io mi sono trovata davvero molto bene. L'ho trovato in promozione in negozio a 3 euro e quindi l'ho provato. La linea Zero Difetti a me piace molto di questo marchio ed effettivamente anche questo correttore non mi ha tradito, non ha come si dice quando soddisfa. Non ha deluso le mie aspettative, ecco. E devo dire che è perfetto questa colorazione, ma credo tutti, è bello e morbido, si stende bene, ma si fissa lì. Soprattutto se poi ci mettiamo la cipria, non si muove tutto il giorno. È perfetto per le occhiaie e per le macchie della pelle, perché non va nei segni della pelle, non va nelle rughette, non va nei segni di espressione e non evidenzia. Quindi davvero è fantastico. Non è adatto alle imperfezioni perché è un prodotto cremoso, quindi tende a colare se c'è un'infezione in corso. Ma per il resto l'ho trovato davvero molto valido. La quantità, ecco perché ve ne parlo, è un 1,4 grammi. E l'unica cosa che ho trovato è che usato tutti i giorni, soprattutto sulle occhiaie, io poiché ne ho tantissime, dura poco, quindi mi è durato neanche un mese. Peccato perché è l'unica cosa negativa che posso dire, è molto cremoso, quindi non dura tanto come tempo. Però credo che questo ragazzo vada sicuramente tra i miei correttori per occhiaie preferiti. Sapete che io ho fatto un video tempo fa e lui ci va comunque nella classifica perché è davvero valido. Come sempre, fatemi sapere se l'avete provato e come vi siete trovate. Io spero sia stata utile e se ti è piaciuto il video, mettimi un like e iscriviti al canale, così non perdere le prossime recensioni beauty low cost. Ciao!